Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Il video di oggi è molto particolare, ho deciso di darvi un po' di informazioni riguardo a cosa c'è nel mio portafoglio, ok? E penso che sia un po' interessante. La realtà dei fatti è che questo portafoglio che usavo qualche tempo fa non lo uso più, insomma, da quando vivo qui in America. Questo portafoglio l'ho ricomprato qui, veramente, ho pagato pochissimo di pelle, mi sembra $8, l'ho trovato su Amazon, però è abbastanza comodo, come vedete è abbastanza grande e mi permette di avere un sacco di carte dentro il portafoglio. La realtà è che lo vedete vuoto, perché? Perché qui in America praticamente è inutilizzabile, nel senso che la realtà di fatti è che si usa pochissimo cash, quindi non ho bisogno di portare dollari in questo portafoglio, ma quello che si usa sono la maggior parte carte di credito. Ora, tra le carte di credito e le varie carte, tipo per esempio questa carta qui, che è praticamente l'abbonamento ai circuiti MB2, e praticamente ci sono circuiti indoor di kart, e si fa questo piccolo abbonamento che è gratuito, vi danno questa carta, ogni volta che andate a correre accumulate punti e poi vi danno gli sconti per delle sessioni gratis. Ma come questa carta ce ne sono tantissime, quindi il portafoglio praticamente lo tengo a casa e vado in giro invece usando le tasche della giacca con le zip, con tutte queste blocchetto di carte di credito e altre carte di cui in realtà si ha veramente bisogno qui in America. Adesso ne parleremo. Prima di iniziare vorrei darvi un paio di news. Una è che domani, sabato 13 febbraio, sarò live alle ore 18:30 italiane sul suo canale. Fabrizio ha un canale dove parla anche lui dell'America e fa vedere tantissimi posti. Lui mi sembra in Texas, vicino a Houston, se mi sbaglio domani mi correggerà, però in generale parleremo proprio di come si vive in America e le differenze tra la California e il Texas, un po' in generale di queste cose, veramente interessante. Abbiamo avuto tantissime richieste su queste informazioni, magari anche qualche, potete fare qualche domanda, insomma, su come trasferirsi eccetera. Quindi domani ore 18:30, domani sarebbe sabato 13 febbraio alle ore 18:30 italiane, saremo live sul suo canale. Poi metterò qui in alto la carta con il link al suo canale, così potete già entrare e iscrivervi, e così domani alla live potete fare domande che vi interessano, ascoltare, insomma, cercheremo di dare più informazioni possibili riguardo la vita qui in America da italiani, ok? L'altra novità è che praticamente i miei audio dei video che vedete su YouTube ho iniziato a postarli tramite DistroKid, che è un distributore di musica. Sto distribuendo questi audio, file audio ASMR, su tutte le piattaforme audio tipo iTunes, tipo Spotify, tipo Facebook, tipo Instagram. Trovate i miei file audio, basta che cercate ASMR SLK e vi vengono fuori gli audio dei video che sto postando da adesso in poi, perché come avete visto negli altri video vi ho chiesto alcuni consigli e ho fatto qualche test per vedere qual era l'audio migliore, e questi audio che sembrano adesso essere un po' migliori verranno postati in questi siti dove potete scaricare solo l'audio o ascoltare solo l'audio, ok? Quindi tramite DistroKid ho potuto postare i miei file audio un po' su tutte queste piattaforme audio, una qualunque ci sono, ok? Già se cercate adesso c'è un file che già ho visto che è già online su iTunes e su Spotify. Ieri ne ho postato un altro, quindi ogni volta che posto, che faccio l'uploading di questi file audio, ci vogliono circa 2 giorni per apparire su iTunes e poi dai 5 giorni per apparire sulle altre piattaforme. Quindi Spotify normalmente prende 4-5 giorni, ok? Quindi mano a mano durante le settimane che posterò troverete sempre più file audio, tra cui probabilmente anche questo nelle prossime settimane, ok? Quindi potete trovarmi anche qui. Ovviamente nel
descrizione di questo video troverete tutti i link, compreso il canale di Fabrizio e oltretutto i miei altri due canali YouTube che sono Music and Gaming, dove vi faccio vedere live le mie gare di Formula 1 e di Assetto Corsa, che oltretutto partirà la prossima settimana, il campionato di Assetto Corsa anche. Ogni tanto cercherò di suonare la chitarra, cosa che purtroppo è una questione di tempi, non è molto, è diventato molto facile. E c'è anche il link del canale MLL California House Tours, dove vi facciamo vedere io e Luca, il mio amico toscano, di cui avete visto la live questa settimana, parlando del Super Bowl. Postiamo video e vi facciamo vedere queste case californiane da milioni di dollari, che sono veramente notevoli. Ne sto editando, adesso un altro video di una nuova casa. Sto cercando di accelerare, ma tra gli impegni dei tre canali e più il fatto che qui in California, perlomeno in Orange County, hanno riaperto molti business, tra cui il mio ristorante, anche se serviamo solo i tavoli fuori. Però ovviamente ho iniziato anche a lavorare, quindi molte delle sere della settimana, 3-4 sere della settimana, sono anche al lavoro, e quindi chiaramente, insomma, diventa, i tempi si accorciano, diventa un po' più difficile fare tutto il lavoro che stavo facendo di editazione, di registrazione dei video. Però insomma continueremo a farlo, e chiaramente magari ci vorrà un po' più di tempo per postare i video, ma soprattutto nell'ASMR SLK sarò abbastanza puntuale, a meno che non succeda un danno come ieri, come l'altro ieri, in cui praticamente ho dovuto fare una live per un problema tecnico del computer. Ok, partiamo con il video. Dunque, come vi dicevo, qui in America veramente usare il portafoglio è praticamente inutile. Perché? Perché si portano pochissimi soldi a livello di cash. Praticamente io non li uso mai, quel poco cash che normalmente ho e avevo prima, e ce l'avevo perché lavorando come in un ristorante, come cameriere, diciamo, la policy di prima era che a fine serata il tip che si era guadagnato si riceveva, e quindi si, praticamente ci si metteva in tasca il tip subito, ogni fine sera, quando si facevano i conti vi davano il cash, e il cash era il tip che avevate guadagnato. Poi invece sul conto bancario o per assegno vi pagavano le ore che avevo lavorato. Okay? Ora questa policy è cambiata, per cui questo tip viene distribuito sul check o sul conto bancario insieme alle ore pagate. Quindi praticamente l'azienda distribuisce il tip che si è guadagnato. Come sapete, il tip viene condiviso, non solo preso da me che l'ho guadagnato, ma viene condiviso con delle persone che vi aiutano, che possono essere il runner che porta i piatti ai tavoli, il busboy che è quello che fa il setup e pulisce i tavoli, e le hostess che visitano i tavoli. Quindi del 100% di questi tip in realtà voi ne prendete il 55%, ma le somme che si guadagnano, no, come tip sono abbastanza alte, quindi questa divisione non crea un grosso problema. E comunque sia, tutti quelli che lavorano in questo ambiente e che vi aiutano devono guadagnare anche quel po' in più dal vostro tip. Ovviamente ci sono delle percentuali a seconda dell'importanza e dell'aiuto che vi viene dato, no, della posizione che hanno gli altri colleghi, però alla fine dei conti si guadagna comunque molto bene. Per cui, non essendoci più questo fatto che mi davano il cash in mano, praticamente questo portafoglio è diventato inutile, quindi non ho nessun soldo cash qui dentro. Gli unici cash che vado a prendere quando ho qualche emergenza, porto qualche 20, 30 o 50 dollari in tasca, giusto per in emergenza, ma qui tutto quello che si compra, che si paga, anche il caffè o anche la spesa di mezzo dollaro, si paga con le carte di credito. E come vedete, qui in America il problema è che non si usa tanto questo portafoglio, ma si usano portafogli per le carte di credito, perché se ne hanno tante per differenti ragioni, di cui adesso andremo a parlare. Poi non ci sono solo le carte di credito, vedete che ne sono tante, perché ci sono anche altre carte che sono utili e che vi vengono date da differenti aziende. Allora, partiamo subito dalla prima carta che c'è qui, che è praticamente, coprirò solo i dati importanti, che è la carta del
dell'assicurazione medica, qui si chiama questa quella che ho Anthem, ed è questa carta che qualunque cosa vi succeda, credo che insomma abbiamo coperto tutti i dati importanti, tutto quello che vi succede nel caso finite in ospedale, avete un incidente, vi cercheranno le tasche per trovare questa carta che per loro è praticamente il pagamento delle cure che vi danno. Quindi quando trovano queste carte, loro c'è un numero sopra, fanno il collegamento e quindi l'assicurazione pagherà le cure che ricevete. Di qualunque tipo, chiaramente poi ogni assicurazione ha una piccola franchigia, un piccolo copayment, si dice praticamente. Per esempio, se andate dall'oculista o dal dottore generale, la visita dipende da quanto pagate al mese questa assicurazione. La visita potrebbe essere $10 per voi e il resto viene pagato dall'assicurazione, no? O anche sui medicinali, ci sono molti medicinali che vengono pagati dall'assicurazione, mentre altri no. Quindi dipende dal tipo di assicurazione medica che pagate al mese e da quanto pagate, se è tutto compreso, un po' come funziona sulle assicurazioni delle macchine, ok? Chiaramente l'assicurazione medica è molto importante in America perché i costi degli ospedali, come vi ho già detto in altri video, sono altissimi perché vengono pagati proprio dall'assicurazione. Questi costi ovviamente sono abbastanza proibitivi per i privati perché si vuole che tutti abbiano l'assicurazione medica. Facendo in questo modo, per esempio, una notte in ospedale sono $7.000 o un pronto soccorso come entrate sono $1.000. Perché? Perché questi soldi vanno a pagare tutte le attrezzature e tutto lo staff che vi aiuta nell'ospedale. Quindi si cerca la massima professionalità. E siccome sono le assicurazioni che pagano queste cifre, gli ospedali si possono permettere di far pagare di più proprio per avere tutti i macchinari e tutti gli accessori che servono per curare nel modo migliore possibile. Okay? L'assicurazione medica non è obbligatoria in America, però è davvero consigliata, tanto è vero che anche voi che venite in vacanza, vi è consigliato di fare l'assicurazione perché è importantissimo da questo punto di vista, perché le cifre sono veramente proibitive, però il servizio è veramente notevole, questo c'è da dirlo, perché gli ospedali americani sono veramente notevoli, puliti, moderni, nuovi, con tutti i macchinari necessari, proprio perché si pagano queste cifre alte, che però, ripeto, non pagate voi, ma paga l'assicurazione, perché l'assicurazione prende i soldi da tutta la gente che paga mensilmente. E normalmente un'assicurazione medio buona è sui $300 al mese, 250-300 dollari al mese per il singolo. Poi ovviamente ogni elemento della famiglia viene aggiunto una certa cifra. Normalmente in una famiglia i figli e le mogli o i mariti, a seconda di chi è il padrone dell'assicurazione, del contratto assicurativo, praticamente non pagano a prezzo pieno, ma hanno uno sconto. Però tutti questi soldi che le assicurazioni prendono ogni mese da tutti questi milioni di persone fanno in modo che gli ospedali possano chiedere queste cifre alte, in modo da ovviamente avere sempre il top dei macchinari, il top dei dottori, fargli fare i corsi di specializzazione eccezionali e tenere gli ospedali super puliti e moderni, ok? Inerente importante. Quindi non è una situazione molto negativa quella dell'assicurazione medica. Ovviamente dipende dai punti di vista, ma in generale, soprattutto con le differenze, io, come sapete, ho lavorato nella Siemens, quindi ho lavorato anche negli ospedali italiani per parecchi anni, facendo il tecnico e riparavo le macchine per fare i raggi X della Siemens. Questo avevo dai miei 20 ai 25 anni. Chiaramente ho avuto differenti esperienze negli ospedali italiani e per me, dal punto di vista, diciamo, servizio, questa situazione dell'assicurazione medica funziona molto meglio che dell'ospedale pubblico per differenti motivi che adesso non stiamo qui a discutere perché questo video non è riguardo a queste cose, e anche perché insomma ci sono differenti pareri. Questo è il mio parere, che per esperienza, di molti anni, penso, ovviamente che sia meglio così per avere il servizio e per veramente essere curati a un certo livello. Poi ovviamente ci deve essere un controllo sui costi, perché altrimenti poi andiamo oltre, perché chiaramente privatizzare è una cosa, privatizzare e insomma portare per forza determinate cose a determinati livelli è un'altra, ok? Ovviamente. Allora, poi inoltre nel mio pacchetto di carte ho qui la carta che il fornaio, quando ero manager, che poi oltretutto ho appena iniziato a fare anche il manager,
pomeriggio nel ristorante mio mi è stato chiesto per dare una mano nella riapertura per il corona e questa carta del fornaio, che è la compagnia per cui lavoro. E il mio ristorante si chiama Canaletto, come sapete, qui a Newport Beach dove lavoro, e questa è una carta dove c'è scritto il fornaio, persona molto importante o perlomeno VIP, perché essendo un manager avete questa carta che vi permette di andare in qualunque ristorante della compagnia e avere uno sconto quando andate a mangiare voi con la vostra famiglia fino a 6 persone, uno sconto del 50%, e ce l'hanno tutti i manager, dalla posizione manager in su, che lavorano in questa compagnia molto grande. Questa compagnia ha dunque 23 o 24 ristoranti in 5 stati dell'America, quindi California, Nevada e altri differenti. Ovviamente adesso con l'avvento della pandemia ci sono stati dei cambiamenti, alcuni ristoranti hanno chiuso, alcuni hanno riaperto, alcuni sono rimasti chiusi, c'è tutta una situazione che ovviamente va sistemata, perché questa pandemia ha creato grossi problemi, no, economici. Un ristorante del genere, qui le cifre in America, soprattutto nelle città grosse, le cifre che si pagano di affitto quando si ha un business sono abbastanza alte, già sono alte per i privati, come sapete, si guadagna tanto qui in America in generale, soprattutto in California, ma la California, che è lo stato più costoso, ha degli affitti molto alti, come vi ho detto anche in altri video, quindi bisogna guadagnare molto molto bene. E chiaramente quando si tratta di business come questa compagnia, che ha 25 ristoranti, ovviamente i padroni dei locali ovviamente ne approfittano un pochino, quindi questi ristoranti che hanno bisogno di grosse metrature, tenete presente che è uno dei ristoranti più piccoli del fornaio, che è quello di Beverly Hills dove ho lavorato per 12 anni, e non è molto grande, no? Ha 140 posti a sedere, però chiaramente un po' perché è Beverly Hills, un po' perché è un ristorante importante ed è praticamente attaccato a Rodeo Drive, chiaramente le cifre di affitto sono molto molto alte per mese, tenete presente che qui stiamo parlando di cifre che vanno oltre i $50,000 di affitto al mese. Quindi chiaramente questi ristoranti devono guadagnare una certa cifra per poter essere in positivo, perché poi oltre all'affitto ci sono c'è il pagamento di tutto il personale, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente avendo un business, avendo questi costi alti, si hanno anche degli sgravi fiscali molto importanti, no? Come vi ho spiegato in altre volte, qui in America lo sgravio fiscale per le aziende è veramente, veramente molto forte, e ci si guadagnano tantissimi soldi, ci si risparmiano, ci si guadagnano tantissimi soldi facendo questi giochi fiscali, comprando locali, pagando affitti alti. E quindi chiaramente c'è sia il contro, che si pagano tante spese, ma c'è anche il pro, in cui se ne risparmiano tanti, soprattutto di tasse. Ora, chiaramente c'è sempre un punto in cui bisogna guadagnare abbastanza per essere positivi, quindi ovviamente il vostro business deve essere un ottimo business per andare avanti, però il modo di fare business in America normalmente è un modo abbastanza grande, no? Sono pochissimi gli artigiani o le aziende piccoline che aprono, soprattutto in queste locazioni molto importanti, no? Perché quando aprite un ristorante a Beverly Hills o a Las Vegas, queste città così grosse e costose, ovviamente, chiaramente pagate tanto, avete tanti costi, però avete bacini di utenza veramente notevoli. Perché? Perché a Beverly Hills vengono persone da tutto il mondo, quindi servite non solo le persone del luogo, ma anche le persone che dal resto del mondo vengono a trovarvi, e soprattutto italiani in questo caso. Stessa cosa a Beverly Hills, dove c'è praticamente la riunione di tutta la popolazione del mondo, e quindi il bacino di utenza decuplica dal bacino di utenza di un ristorante che può essere, insomma, sotto casa in una città normale, ok? Quindi chiaramente anche se avete costi abbastanza alti, avete un rientro molto alto, e quindi la compagnia va in positivo, ok? Ora, poi ovviamente qualunque domanda avete, mi raccomando, scrivetela nei commenti, primo perché potrebbe essere un'idea per un altro video, e secondo perché sapete che leggo tutti i commenti e vi rispondo appena posso, insomma. Ok, poi l'altra carta che ho è una carta molto importante in America, che probabilmente il 90% di persone hanno, ed è questa carta, vediamo, nascondo un po' il numero, anche se non è una carta di credito, è la carta della AAA, ok? AAA, come vedete, AAA, tre volte A. Questa è praticamente come l'ACI in Italia, in realtà è molto molto meglio dell'ACI in Italia.
villaggi in Italia. È praticamente un servizio che si chiama Triple A. Si paga una cifra annuale. Io ho scelto di fare la cifra media, che mi sembra sono intorno ai 90 dollari all'anno. E in questo club sono io e è gratis e anche mia moglie. E questa carta mi permette in qualunque punto mi trovi dell'America e in qualunque orario, in qualunque cosa succeda, di poter essere aiutato. Cioè, se mi succede un incidente o la macchina si ferma o, e adesso ne parliamo anche di questo, o una gomma si fora e non voglio cambiarla, mi basta chiamare questo numero, dare il numero di carta e vengono subito ad aiutarmi col carattrezzo gratuitamente. Mi sembra che con la cifra che pago io ho, mi sembra intorno a 120 miglia di carro attrezzi gratis, quindi dovunque mi trovo il carro attrezzi viene a prendermi dal punto più vicino del loro ufficio. Se sono a Las Vegas, se sono a Los Angeles o a New York, non fa nessuna differenza. E contano le miglia, per cui vengono a prendere, caricano la macchina o vi sistemano la macchina sul posto. Tipo se la gomma, per esempio, molte delle macchine moderne non hanno una gomma di scorta, molte non hanno neanche il ruotino. E quindi perché in America? Perché? Perché tutti quanti hanno questa. Quindi se forate, vi accostate, chiamate, fate un colpo di telefono, viene il carro attrezzi, vi rigonfia la gomma o ve la cambia se l'avvisate, se ce l'hanno dietro, o vi danno una gomma di scorta, vi portano al meccanico, al vostro meccanico, dove volete voi, o a casa, dove volete voi, e poi chiaramente sistemate il problema meccanico o di gomma o eccetera, ok? Veramente una delle cose più utili che ci sono qui in America, e probabilmente il 95% della popolazione, 360 milioni di abitanti in America, hanno questa carta. Ed è una cifra irrisoria se ci pensate all'anno, perché 90-95 dollari all'anno per due persone, quindi per due macchine in questo caso, oltretutto non è solo a macchina. Cioè, se io per esempio sono in giro con Roberto, il mio amico di Pescara, con la sua macchina, e lui non ha AAA e la macchina si ferma, abbiamo un problema, posso chiamare e vengono ad aiutarmi in ogni caso, sempre gratuitamente. Quindi il carro attrezzi prende la sua macchina, la porta dove vogliamo noi o la sistemano sul posto se possono. E solo io, perché io sono associato con loro, quindi posso anche aiutare lui che non è associato perché è un mio amico. Ok? Questo è come funziona questa carta, veramente eccezionale. Oltretutto, AAA, come negli associati, come nel mio caso, dà anche differenti sconti. Cioè, quando si ha questa carta, si può andare in negozi, tantissimi negozi, e prendere dei piccoli sconti tramite AAA. Fanno degli sconti per tutti gli associati, ristoranti, negozi di abbigliamento, assicurazioni per le macchine, meccanici, sono tutti agganciati a questo AAA, per cui se mettiamo io ho forato, mi portano dal meccanico ed è un meccanico associato al AAA, per esempio cambio la gomma e mi danno il 10% di sconto perché sono della AAA, sono associato con la AAA, quindi c'è tutta una serie di convenienze, compreso le assicurazioni per la macchina, per avere questa associazione, ma ovviamente pagare neanche 100 dollari all'anno per avere un servizio che vi salva dai problemi della macchina o di due macchine, me e mia moglie, capite bene che è una convenienza assoluta. E devo dire che, come sapete, in America il servizio è veramente professionale, ci si tiene tantissimo, perché ovviamente è una delle cose principali che l'americano richiede. L'americano, proprio come mentalità, dice: io lavoro, pago le tasse e mi dovete dare il servizio. Ed ecco perché tutti i servizi in America sono veramente molto funzionali e molto professionali. È proprio una questione culturale, anche perfino dallo Stato, no? Come vi dico sempre, adesso ad aprile si pagano le tasse e voi sapete che nel caso, per esempio, dovete ricevere un rimborso tasse, pagate il 15 aprile e il 30 aprile, dopo 2 settimane, vi arriva il rimborso come puntuale, come un orologio. Può fare ritardo un giorno o due, non più di quello. È veramente una cosa pazzesca se considerate che ci sono 360 milioni di abitanti, ok? Quindi dal punto di vista servizi, l'America è veramente, proprio culturalmente, è uno dei punti forti, ok? Poi dopodiché, nel pacchetto carte abbiamo, vediamo di coprire un po' qualche dato importante.
posso fare per farmi vedere questa? Dunque il numero, vabbè, l'indirizzo è quello vecchio, quindi non c'è problema. Questa è la patente californiana, ok, copro il numero perché non si sa mai, ma questa è la patente californiana che ho qui, ovviamente acquisito da quando sono arrivato. Acquisire la patente californiana non è difficile, nel senso che, per esempio, se vi trasferite in America, anche con un visto da studente, potete richiedere la patente e ho un documento d'identità. Chiaramente per guidare dovete avere la patente americana o californiana. La patente californiana è considerata la patente più difficile da prendere in tutta l'America ed è una delle poche patenti di alcuni di due o tre stati, adesso non ricordo gli altri, che può, con cui potete guidare in tutta l'America. Ci sono la maggior parte degli stati, quando prendete la patente potete guidare solo nello stato in cui avete preso la patente, mentre quella californiana, siccome è considerata molto tosta, tra esame e guida, la potete usare in tutta l'America. Ora, quando vi trasferite dall'Italia in America, avete 3 mesi per usare la vostra patente italiana, cioè la vostra patente italiana dura 3 mesi da quando siete arrivati qui, quindi potete noleggiare la macchina, potete comprare una macchina, potete guidarla tranquillamente per 3 mesi. Dopo 3 mesi dovete avere per forza la patente americana o californiana, questo parliamo della California, ma in generale è un po' così in tutta l'America. Quindi la patente la potete prendere chiaramente se avete un altro documento d'identità, che potrebbe essere il passaporto, ma normalmente nel passaporto è richiesto il visto per rimanere in America, per darvi la patente, che la patente americana dura 5 anni, ogni 5 anni la dovete rinnovare. Quindi se arrivate qui in vacanza non potete prendere praticamente la patente, dovete avere un visto che potrebbe essere un visto da studente e allora vi danno la patente perché sul passaporto c'è il visto F1 da studente o un altro visto che vi permette di stare qui molto più tempo, 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni o per lavoro eccetera. E allora andate col passaporto alla motorizzazione e fate la patente. Fare una patente significa andare alla motorizzazione, fare la richiesta della patente, vi danno un libricino che è veramente piccolissimo, così, di questa grandezza così spesso, lo leggete, potete fare l'esame se volete prenotare l'esame scritto anche subito, farlo dopo mezz'ora normalmente, ci sono esami continuamente, oppure vi danno appuntamento, quindi prendete appuntamento al DMV, che sarebbe la motorizzazione, prendete appuntamento per fare l'esame scritto, andate e circa un'ora fate l'esame scritto, dovete passare l'esame facendo meno di 3 errori, non è molto difficile, però se pensate che con quello che sapete dai cartelli, dalla scuola di guida italiana, pensate di poterla fare qua in America, vi assicuro che non passerete mai. Dovete leggere quel libricino perché ci sono delle differenze sostanziali, soprattutto per quanto riguarda gli incroci, le precedenze e soprattutto per quanto riguarda la guida su strade con molte linee, quindi molte carreggiate che vanno nella stessa direzione, come per esempio le autostrade californiane che avete visto sono a 6 corsie e ci sono differenti leggi che in Italia non ci sono, proprio perché qui si guida in queste strade molto grandi con queste corsie, come per esempio quando si cambia linea carreggiata su queste autostrade a 6 linee o sulle strade nazionali a 2-3 corsie, che ci sono tantissime, che qui gli spazi sono immensi. Oltre a mettere la freccia e guardare lo specchietto dovete girarvi, è una regola, è una legge. Perché? Perché essendoci molte corsie, dallo specchietto vedete solo la corsia a fianco alla vostra, non vedete quell'altra. Se nel momento in cui vi muovete nella corsia, uno dietro di voi dalla corsia, da 2 corsie opposte, viene anche lui nella corsia dove siete voi, vi toccate e non ve ne accorgete nessuno dei due. Ed è una legge che è molto importante, questo è un esempio, ce ne sono altri svariati, quindi se prendete, venite qui per prendere la patente in California specialmente, dovete leggere quel libretto, basta leggerlo. Non è molto difficile, è molto corto, ci sono pochissime differenze. Una volta imparate queste differenze di piccole regole che ci sono, fate l'esame scritto che lo passerete molto facilmente. Non è importantissimo che sappiate l'inglese benissimo, perché in realtà potrete chiedere, quando fate l'esame della patente,
sia il libricino per imparare e sia l'esame scritto in italiano e in altre lingue. Vi aiutano anche in questo, quindi potrete tranquillamente imparare e studiare in italiano e fare l'esame con le domande in italiano. Tranquillissimo, aiutano moltissimo da questo punto di vista. Quello che invece è un po' più duro è fare l'esame di guida pratico. L'esame di guida pratico non si può fare lo stesso giorno, dovete prenotarlo e normalmente è la settimana dopo che avete fatto l'esame pratico, o qualche 3-4 giorni, normalmente dipende dalla disponibilità che hanno. Vi danno l'appuntamento, vi presentate con la macchina vostra o a noleggio o in prestito e la macchina deve essere al 100% funzionale perché la prima cosa che fa la persona che mi fa l'esame è controllare la macchina, se le frecce funzionano, se le luci funzionano, se il clacson funzionano, che tutta la macchina sia funzionale. Non è importante che tipo di macchina, se è cambio manuale o cambio automatico, non è assolutamente importante, non è assolutamente importante se è un macchinone sportivo o se è una macchina normale, piccolina, non fa nessuna differenza. L'importante è che la macchina sia in perfette condizioni, che tutte le frecce, le luci funzionino, che possa andare in strada. Fatto questo controllo, vi fanno sedere in macchina, chiaramente la mettete la cintura, dovete guidare, se volete passare l'esame, come un robot con le mani alle 10:10, sempre, senza mai togliere la mano, a meno che la marcia automatica cambiate e rimettete la mano. Vogliono proprio che siate lì con l'attenzione massima, fate vedere che guardate gli specchietti, un po' come si fa anche in Italia, però è veramente fondamentale che facciate il robot e che facciate tutto quello che l'istruttore che vi fa l'esame vi chiede. E molto spesso vi chiede delle cose che sono diciamo delle manovre a trucchetto, quindi per esempio vi fa parcheggiare dove c'è il marciapiede rosso, dove non potete, o vi prova a far girare in una via dove ci sono i segnali stradali di divieto, o vi fa passare, come è successo a me, davanti a una scuola dove c'è, e vi ho detto nel video del giro in bicicletta che avete visto, ci sono dei cartelli stradali che dicono che il limite su quella strada è 25 miglia orarie perché siete davanti a una scuola. La realtà dei fatti è che il limite sulle strade provinciali o cittadine è 35 miglia orarie normalmente, a meno che non c'è un segnale che specifica diversamente. In questo caso il 25 miglia orarie invece davanti alle scuole funziona solo quando questi bambini entrano o escono da scuola durante il periodo normale. Le ore normali del giorno è sempre 35 miglia orarie. Ed è successo a me perché quando ho preso la patente, proprio ho visto il cartello e ho rallentato. Lei mi ha detto: no, devi solo rallentare quando entrano o escono da scuola negli orari preesposti. Infatti ci sono tantissimi cartelli qui in America, soprattutto in California, Los Angeles, dove per esempio nei semafori arrivate per girare a sinistra ci sono degli orari in cui potete, dove il traffico è minore, degli orari in cui non potete girare a sinistra perché il traffico è maggiore. Per non bloccare il traffico non potete fare questa girata a sinistra, quindi aspettare, quindi si crea la fila dietro di voi e aspettare che si apra il traffico per girare. Non si può fare, ci sono degli orari, quindi è molto importante leggere i cartelli con attenzione. Anche, come sapete, qui si può ai semafori, anche quando il semaforo è rosso, se siete nella corsia a destra potete girare a destra anche col rosso, ma importante che arriviate, vi fermiate come se fosse uno stop. Vedete se ci sono pedoni che passano, dopodiché guardate se ci sono macchine che vengono, se è libera, se le macchine dal semaforo verde sono diminuite o non arriva nessuna, potete girare anche col rosso, non è che potete arrivare e girare, se è rosso vi dovete fermare comunque, poi dopo se c'è possibilità potete girare. Questo è come funziona. E ci sono alcuni semafori in cui invece, per una questione di costituzione dell'incrocio, magari non si vede bene se arrivano macchine sul verde, che chiaramente vanno molto più veloci, no? 35 mila orari, 40 mila orari, dipende dalla strada. Qui a Tustin, per esempio, le strade sono tutte a tre corsie, quindi il limite è 50, 45, 50, 55 mila orari. Quindi in questi semafori, quando si arriva, se la macchina che arriva è molto veloce, è pericoloso, quindi dovete veramente avere la visuale su un grosso pezzo della strada alla vostra sinistra, no? Cosa che qui è abbastanza comune perché costruiscono le strade larghissime, gli incroci sono immensi, no? Certe volte veramente mi chiedo come succedono certi incidenti. Però arrivare al semaforo per girare a destra funziona come un non stop, ci si arriva, ci si ferma, si controllano i pedoni perché per voi è rosso, quindi per i pedoni è
si guarda la strada, se c'è spazio per girare, si può girare, ok? Veramente importante. Ok, per la patente. Poi dopodiché nel pacchetto di carte, ovviamente entriamo nelle carte di credito, e adesso vi farò vedere un po' le carte in generale. Ne ho, ogni americano ha più o meno questo numero di credit card, dunque mi sembra che sono, fatemi controllare, tutte carte di credito. Sì, praticamente sì. Allora, normalmente in America si vive con questo numero di credit card, questo è un numero abbastanza medio, ce ne sono, c'è chi vive con più credit card, c'è chi vive con meno credit card, ma adesso vi spiego perché si hanno tante carte di credito. È chiaramente un discorso di servizi, ok? Adesso vi spiego. Ognuno di noi in America ovviamente ha uno o più conti bancari, il principale o il secondario, insomma a secondo di quello che ha. Per esempio, se avete un business potete avere una banca con il conto corrente privato e con il conto corrente per la società, oppure potete fare due differenti banche, una per la proprietà, per il personale, e una per la società, oppure potete fare avere differenti conti bancari anche se non avete nulla, non ci sono problemi. Per avere la carta di credito non c'è bisogno di avere un conto bancario, sia ben chiaro. Però normalmente, tornando al discorso del credito, del numero FICO che vi dicevo nell'altro video, il vostro credito ha un numero, questo numero va da 400 a 800 come numero, 400 è il numero minore, quindi non avete un buon credito significa che avete fatto bancarotta o che non pagate le vostre bollette e le vostre carte di credito in tempo, sempre in ritardo, mentre invece 800 significa che il vostro FICO è eccezionale, quindi la via di mezzo che è tra 650 e 750, normalmente quello che si aspira ad avere, perché è un ottimo credito. L'ottimo credito è molto utile perché vi dà la possibilità, per esempio quando prendete un prestito per comprare una casa o per comprare una macchina, di abbassare la percentuale di interessi che andate a pagare. Quindi se la percentuale per comprare una macchina è il 4,5%, se avete un credito FICO, un numero FICO vicino all'800, da 700 in su, sicuramente 3, 4, 5, 4, diciamo, invece del 4,5%, l'interesse sul prestito saranno 4, saranno 3,5, 3,8, 4,2, dipende dalla banca e dall'associazione a cui state chiedendo il prestito, ok? Quindi è molto importante avere un credito buono. Quando arrivate qui, appena arrivate, che vi siete trasferiti, ovviamente uno dei metodi per far crescere il credito che non avete, quindi anche se dovete comprare una macchina, per esempio, non avendo credito, la percentuale degli interessi del prestito sarà più alta. E allora la prima cosa che si fa quando si arriva con il visto da studente o con il visto di lavoro, si apre un conto corrente bancario dove poi metterete i soldi dello stipendio o i vostri soldi italiani per pagare la scuola, e in quella banca prendete la carta di credito o la debit card. La debit card è praticamente il nostro bancomat, ok? E quindi qualunque cosa comprate con la debit card viene accreditata direttamente sul conto corrente che avete aperto, mentre la banca, la carta di credito è la classica carta di credito con il quale poi comprate la roba e poi ogni mese la ripagate. Ovviamente per crescere il credito più serve una carta di credito e una debit card come minimo, e dovete pagare le bollette o i vostri prestiti o gli affitti con queste carte, in modo che la banca si crea questo movimento di soldi e vi crea il credito, quindi più bollette, per esempio la luce, il gas, il bollo, la macchina, insomma più cose pagate con la carta di credito in tempo ovviamente e costantemente, ogni mese la bolletta del telefono, la bolletta dell'internet le pagate con la carta di credito, e questo pagamento costante in tempo vi crea questo credito e cresce questo numero nel giro di 5-6 mesi. Normalmente ci vuole un anno, ma nel giro di 5-6 mesi, se fate le cose correttamente, il vostro credito sarà già a un numero positivo. Quindi poi qualunque cosa dovete comprare con un prestito, macchina, casa o altre cose che magari vi servono, un computer, potete tranquillamente farlo e avete delle percentuali di interessi molto basse. Ora, perché? Questo è uno dei motivi perché gli americani hanno tantissime carte di credito, perché più se ne hanno e potete dividere le vostre bollette su queste carte di credito e acquisite sempre più credito. Il mio credito adesso, se non sbaglio, è intorno al 6,80, 7,20, in questo range varia, perché ovviamente
dipende da tantissime cose, dipende da quanti soldi spendete, dipende se pagate sempre in tempo le vostre carte di credito, le vostre bollette, i vostri prestiti, e dipende anche da, non dipende molto dai soldi che avete in banca, dal numero dei soldi, cioè potete anche avere $200 nel conto corrente, però se pagate sempre in tempo il vostro FICO, numero FICO sarà sempre alto, quindi non dipende tanto dai soldi che avete in banca, quello da cui dipende il numero FICO è anche dal numero, dalla quantità di debito che avete, no? Nel senso che la carta di credito, come vi dice il nome, è un debito, per cui se per esempio avete 4, 5, 6, 7 carte di credito e ogni carta di credito ha $300-$400 di debito che pagate mensilmente, $100 qua, $100 di là, è tutto a posto, ma se le vostre carte di credito, che normalmente dipende dal numero FICO che avete, no? La prima carta di credito che prenderete sarà $2000 di credito, $1500-$2000, più andate avanti e più le nuove carte di credito vi danno ancora credito più grande, fino a quando arrivate a 15, 12, $20000 di credito. Se però tutte queste carte di credito hanno un sono arrivate quasi alla fine, no? Per esempio, se avete $15000 di credito, siete arrivati a $12000-$13000 e l'altra che è $5000-$6000 di credito, siete arrivati a $5000. Quindi tutte queste credit card sono un po' al limite. Allora, ovviamente, essendoci un grosso debito, ovviamente va a influire sul vostro numero FICO e il vostro credito diminuisce fino a quando non pagate e raggiungete una cifra. Normalmente quando si arriva sul 80% del vostro credito, ovviamente va a influire sul numero FICO, sul vostro credito, quindi chiaramente salgono le percentuali di interessi, eccetera, eccetera, quindi bisogna fare molta attenzione. Sono molto utili perché chiaramente avere le carte di credito e soprattutto è utile per le emergenze, ovviamente è utile proprio per crescervi il credito. Ogni carta di credito ha, a seconda della marca o della banca da cui viene, ha differenti servizi, no? Per esempio io ho una carta Mastercard, adesso le nuove carte di credito non hanno il numero davanti, quindi posso farvi vedere un paio, due o tre che ho nuove. Una delle prime carte che ho nella mia banca d'America è Better Balance Reward, significa che più soldi pago. Se per esempio invece di rimetterci $50 al mese, che potrebbe essere il minimo di pagamento su questa carta per ogni mese, io ce ne metto 70, 80, $100 al mese, quindi di più di quello di cui ha bisogno, del minimo da pagare. Questa carta mi dà dei vantaggi, mi paga dei dollari, mi dà per esempio $25 ogni 3 mesi se io pago di più di quello che devo ogni mese, okay? Quindi magari invece di mettere 50 metto $100 al mese e ogni di questi $100 al mese ne recupero 25 che me li danno nella carta, ok? Questa è una che normalmente io uso per piccole spese, la tengo sempre abbastanza bassa ed è una Mastercard dalla Banca d'America. Ho preso questa Mastercard, ok? Vedete dal segno qui giallo e rosso. Poi ho questa che mi è appena arrivata, questa è la debit card, come vedete c'è scritto proprio debit card della Visa, della carta insomma più comune Visa. Questa è la debit card che è praticamente il bancomat, che è la cosa più conveniente da avere più che altro quando si devono prelevare i soldi, perché col bancomat, con questa debit card, prelevare i soldi dal vostro conto corrente nella vostra banca, in questo caso Banca d'America, è gratis, non pagate nessuna fee, niente, quindi è come se andaste in banca e prelevaste i soldi dalla persona che è in banca. Queste nuove carte sono le nuove carte col chip, chiamiamolo così, wifi, no? Che toccate la macchinetta per pagare e pagate. Io normalmente non la uso per pagare, perché quando pago per i miei acquisti pago con la carta di credito e poi rimborso la carta di credito. Questa la tengo perché è utile se nel caso mi serve qualche cash, che normalmente, come vi ho detto, non si usa mai, ma se mi dovesse servire cash per qualcosa, non so, un acquisto da un privato, qualcosa, vado al bancomat, metto la mia carta, il mio codice e prelevo i soldi. A proposito di bancomat, in America i bancomat sono fatti, ce ne sono tantissimi, c'è un servizio enorme di tantissimi bancomat, e ci sono anche i drive-thru bancomat, cioè
cioè non dovete andare lì a parcheggiare, andare a piedi. Con la macchina arrivate, c'è il bancomat che è fatto apposta per prelevare i soldi dal finestrino della macchina, come quando andate al McDonald's a prendere il cibo dal drive-thru, ok? Stessa cosa per il bancomat, veramente notevole. Poi ho un'altra carta, qui anche non c'è il numero, ve la posso far vedere. Questa è Cash Rewards. Appena arrivata anche nuova questa con il pagamento, chiamiamolo wifi, no? senza passare la carta dentro. Cash reward significa che se anticipo del cash con questa carta mi danno dei punti, per cui poi a fine anno questi punti posso trasformarli in soldi, no? Normalmente questa carta io uso, per esempio, la uso per fare la benzina alla macchina, e ogni volta che faccio benzina mi dà il 3 o 4% di rimborso su quello che spendo di benzina, e quindi a fine anno tutto questo 3-4% di tutto il totale dei soldi che ho speso per la benzina mi viene, posso trasformarlo in soldi che vanno chiaramente a coprire il debito della carta di credito, in parte ovviamente solo il 3-4%, ok? Questa è un'altra, ed è un'altra Visa, quindi adesso abbiamo avuto un bancomat, praticamente una debit card e due carte di credito sempre della Banca d'America. Questa è un'altra carta, che è un'altra Visa, questo è il numero, quindi devo coprirlo. È un'altra Visa, e questa è una carta che ho, Visa che è fatta per viaggiare. Ah no, scusate, questa è una debit card, come vedete qui in basso. Ho un'altra immagine molto simile di un'altra carta. Questa è un'altra debit card, perché nella mia banca, come sapete, io ho un negozio online di cui il link trovate nella descrizione, che si chiama Best Item. È un negozio online in cui adesso vendo solo roba di Amazon, quindi quando trovate un prodotto che vi piace, ci cliccate, vi manda su Amazon. Ma ho aperto questo negozio perché nel periodo in cui ho fatto delle borse per donna Beverly Hills, che oltretutto ho venduto totalmente, se non ne ho più neanche una, praticamente ho qualche prototipo da qualche parte in garage, l'avevo aperto per vendere queste borse, insomma, come più per mettere il mio nome fuori come stilista. Poi dopo, non avendo cambiato situazione, essendomi mosso qui, ho preferito fare altre cose, per cui in questo negozio l'ho tenuto, il negozio online aperto, si chiama bestitem.com.co, comunque il link è nella descrizione di questo video se volete guardarlo, e ho tenuto il negozio aperto e ho preferito vendere con l'affiliate link di Amazon, quindi trovate differenti prodotti, soprattutto d'abbigliamento, soprattutto per donna, e trovate chiaramente e quando schiacciate sulle foto o sul prodotto che vi interessa vi rimanda su Amazon, quindi pagate direttamente su Amazon, fate tutto su Amazon, c'è il ritorno su Amazon, è tutto facile. E questa carta è la debit card, quindi il bancomat dell'account che ho in banca come società, ok? Quindi quella società del negozio ha questa debit card, che chiaramente è come quella che ho privata. Dopodiché, sempre quelle, stiamo parlando sempre della Banca d'America. Dopodiché ho un'altra, no, questa è la stessa, questa è la stessa che è scaduta, la togliamo. Poi oltre a queste carte ho chiaramente fatto altre carte di credito per una questione di convenienza, cioè molto spesso quello che succede è che magari perché, per esempio, nella società avete investito qualche soldo per qualche macchinario, per comprare un computer, eccetera, allora questa carta di credito avete speso magari, facciamo un esempio, $5.000, ok? E quindi questa carta di credito è andata un po' più bassa di quello che volevate, quindi vi chiederà più tempo per pagarla, e magari se la carta di credito aveva $6.000 di credito, questi $5.000, e siccome sono più dell'80%, o perlomeno l'80% della cifra del credito che avete, vi fa aumentare gli interessi, quindi l'importo che dovete pagare per mese. Allora, qui in America che si fa? Si prende un'altra carta di credito specificatamente per questo lavoro, che è una carta di credito che per esempio i primi 21 mesi non vi fa pagare interessi, e anche il trasferimento di soldi su questa carta è gratuito. Quindi, per esempio, io ho fatto, questo era accaduto con uno dei miei conti correnti della società, e allora ho preso questa carta, un'altra Mastercard, però questa, come vedete, è Citibank. Vediamo se vi posso far vedere, è Citibank,
ed è un'altra azienda che fa credit card qui in America, immagino che ci sia anche in Italia, e questa è una Diamond Preferred. Praticamente mi ha permesso di trasferire questo debito un po' più grande su questa carta gratuitamente e di pagare questo debito senza interessi per 21 mesi, quindi vuol dire che la mia carta, che era molto giù, è risalita e quindi pago pochissimi interessi, adesso ho nulli. E i soldi che dovevo pagarli continuo a pagare su quest'altra carta senza interessi, quindi ho risparmiato gli interessi di tutte e due le carte. Okay? Ecco, questa è diciamo, una manovra che si fa molto spesso qui in America quando succede. Infatti è anche il motivo per cui ho fatto un'altra carta che è una Chase, per lo stesso identico motivo. Ho avuto alcuni investimenti, no, per la società a quel tempo, nelle borse, per comprare i materiali e poi dopo per esempio tutto il discorso di YouTube, computer, eccetera. E allora ho fatto lo stesso sistema, cioè ho comprato quello che dovevo comprare e per non pagare interessi su queste cose della carta di credito, che ovviamente interessi che sono altissimi, no? Perché dipende un po' dalla cifra del debito che avete, ma normalmente le carte di credito vanno dal 16 al 21, 24% di interessi al giorno, ragazzi. Quindi non spendete soldi sulle carte di credito perché entrate in un vortice di cui, in cui veramente è difficile uscire. 24% al giorno di interessi è tantissimo, soprattutto se la vostra carta di credito è 5, 6 mila, 7, 8, 10 mila euro giù. Ok? Veramente importante. Non fatevi prendere da tale spese giusto per questi giochini che vi sto spiegando. Questi giochini vanno fatti perché ovviamente non pagare interessi è sempre conveniente, però se lo fate troppo spesso avrete talmente tante carte poi da pagare alla fine che tutto il vantaggio che avevate facendone una o due non l'avete più perché ne avete troppe e quindi pagando troppe carte di credito pagate lo stesso con gli interessi prima o dopo perché il vostro guadagno non è aumentato e sono aumentate solo le spese che pagate al mese per ogni carta. Veramente importante, fate attenzione. Poi, le ultime due carte che ho da farvi vedere sono: una è una carta di un'altra banca in cui ho fatto il conto corrente. Perché? Perché ci sono qui i sindacati, chiamiamoli così, sono, si vengono chiamati unioni. Queste unioni hanno, insomma, questo, diciamo, chiamavano sindacato, ma insomma sono molto più espansi nel sindacato, sono proprio unioni, come per esempio l'unione dei lavoratori della food industry, dei ristoranti, l'unione degli insegnanti, l'unione dei dottori. Creano queste unioni, ci si iscrive e queste unioni pagano gli avvocati se avete bisogno per quanto riguarda il lavoro, ma inoltre vi danno anche altri servizi, come per esempio in questo caso l'unione dei professori, degli insegnanti. Questa carta viene da una banca che si chiama School First ed è una banca che fa parte dell'unione degli insegnanti. Questa è una carta, è un bancomat, perché non ho debit card, perché ho potuto aprire questo conto corrente con questa unione, perché una delle mie figlie è insegnante di matematica, per cui avendo insegnato a scuola ha fatto parte dell'unione e tutti quelli che fanno parte della famiglia, mi sembra di primo grado, dell'insegnante possono aprire questo conto corrente e noi abbiamo aperto subito questo conto corrente perché veramente uno dei conti correnti più convenienti che abbia mai visto in vita mia, perché queste banche non sono banche a scopo di lucro, sono banche che fanno soldi per darvi servizi, per proteggervi, e quindi i soldi che guadagnano con gli interessi, eccetera, li reinvestono per dare servizi ai lavoratori, per pagare gli avvocati se c'è un problema, per aiutarvi se avete perso il lavoro, eccetera. Per cui le percentuali che si pagano su questi conti correnti di queste unioni, non solo questa, diciamo, degli insegnanti, ma di qualunque altra unione che è abbastanza grande da poter creare una banca, sono bassissime, cioè il costo del conto corrente è zero, il costo della carta è zero. Qualunque cosa avete bisogno, per esempio quando io ho comprato il mio Mercedes, ho avuto bisogno di un prestito per pagare la macchina e il prestito alla Banca d'America mi sarebbe costato un tot. E mentre il prestito fatto a questa banca, che è un'unione, è costato praticamente il 50% in meno di interessi e di costo generale. Ed è anche
più facile acquisire il prestito perché per loro basta che avete, insomma, lo stipendio e non ci sono problemi, mentre le altre banche vi chiedono lo stipendio, vi chiedono le tasse, vi chiedono anche, vedono anche se avete la possibilità di pagare alla lunga, insomma, è molto, un po' più complicato, ok? E comunque gli interessi sono sempre molto più alti nelle banche normali come Banca d'America, Wells Fargo o Chase, eccetera, eccetera, ok? Quindi veramente importante, veramente utile. Non so se in Italia ci sono banche di questo genere, ma questo School First è veramente eccezionale. Allora, passiamo all'ultima carta, che è questa qui argentata. Questa è una carta che si chiama Credit Care. Credit Care è una carta, praticamente una carta di credito che potete usare solo quando praticamente comprate roba o pagate dottori. Per esempio, andate dal dottore e il vostro copayment, per esempio, è 10 dollari o 20 dollari per una visita e potete usare questa carta di credito per pagare una carta di credito con un interesse ridotto, ovviamente. Per esempio, io quando ho dovuto sistemare i miei denti, sono andato dal dentista, il costo era notevole, era tutte e due le volte 5.000 e 5.000 dollari, diciamo, stare un lavoro complicato, molto lungo. E chiaramente non ho pagato cash quello che ho fatto, ho usato questa carta, ecco perché ho fatto questa carta di credito. Ho pagato con questa carta di credito che ho ripagato mensilmente con una cifra, mi sembra, di circa 100-150 dollari al mese. Alla lunga, perché alla lunga? Perché gli interessi su questa carta di credito riguardo gli aspetti medici, gli acquisti medici sono molto bassi, quindi è convenuto più pagare con questa carta di credito che con la carta di credito regolare della Banca d'America, per esempio. E questi aiuti qui in America, in California soprattutto, sono veramente, veramente da ovunque, quindi quando vi trasferite, nel caso venite a vivere qui all'inizio, come studente o per vivere o per lavoro, mi raccomando, informatevi su tutti questi aiuti che avete, perché in California uno dei motivi per cui la California è lo stato più costoso dell'America è perché vi dà tantissimi servizi. Ci sono tutti questi servizi di carta di credito, di unioni, cliniche gratis, e chi più ne ha più ne metta, e che vanno a costare sul costo dello stato della California. Ecco perché le tasse sono più alte, ecco perché ci sono dei costi aumentati in alcune situazioni, perché praticamente vi dicevo anche nel video di Irvine, no? In Irvine si paga una tassa fissa annuale, proprio non è a percentuale, è proprio una cifra fissa che si paga per aiutare la città a dare servizi a tutti i cittadini, quindi pulire i parchi, tenere le strade pulite, pagare per i bus della scuola che porta i bambini a scuola per avere i bus nuovi, funzionali, che non creino problemi. Quindi si tende molto in California a pagare un pochino di più chi può, ovviamente, nel senso chi guadagna, chi ha un lavoro, pagare un po' di più di tasse per aiutare gli altri che non hanno. Chiaramente c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma se le cifre da pagare non sono granché, insomma, mi sembra abbastanza normale farlo, no? Mi sembra una cosa anche ottima. Questo crea anche qualche problema con qualche americano americano, no? Famosi americani tipo i trampiani, allora ho creato qualche problema perché per loro, loro praticamente dico io lavoro e quello che guadagno è mio, mentre invece la società tende ad aiutare un po' tutti, che è una cosa più giusta. Infatti il discorso addirittura del discorso medico, no? Della medicina privata qui in America sicuramente avrà qualche ripercussione con i nuovi presidenti, ma uno dei motivi per cui Trump ha fallito è proprio perché non ha avuto una proposta sufficientemente, non ce l'ha mai avuta, in 4 anni non l'ha mai portata, ma anche se l'avesse portata la proposta riguardo l'healthcare, riguardo le assicurazioni mediche, non era sufficientemente adeguata e non avrebbe migliorato il famoso Obamacare, che fino ad ora è uno dei migliori lavori che ha fatto Obama. Insomma, è riuscito a dare diciamo, l'assicurazione sanitaria a tantissime popolazioni senza avere penalità se siete già malati. Prima le assicurazioni potevano non prendervi perché avevate magari un malanno già da tanti anni, potevano dire non ti prendo perché mi costi troppo,
mentre adesso sono obbligati a prendervi anche se avete un malanno da prima, questo grazie all'Obamacare, insomma questa situazione dell'assicurazione medica è sempre stata una guerriglia in tutta l'America, ovviamente ci sono idee diverse tra democratici e repubblicani e tra normalmente gli stati esterni come la California, lo stato di New York, gli stati come dico sempre con più influenze da altri paesi nel mondo e gli stati interni dell'America che ovviamente vedono questa cosa con un modo diverso. Comunque, in generale, siamo andati un po' lunghi con questo video, andiamo a chiudere. Comunque, in generale, se venite in California è veramente importante che siate informati su questi aiuti di carte di credito, sull'healthcare, il AAA, sono cose utilissime che vi rendono la vita facilissima perché soprattutto chi arriva magari compra una macchina usata, no? Per esempio, e quindi la macchina usata potrebbe avere problemi e se avete il AAA questo problema è un po' più facilmente risolto o perlomeno con moltissimi meno soldi spesi, ok? Veramente importante. Ok, spero di avervi dato qualche informazione interessante, spero di avervi rilassato. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sabato 13 febbraio alle ore 18:30 in live nel canale di Fabrizio. Il link l'avete visto già nella carta che ho messo all'inizio e inoltre metterò il link nella descrizione di questo video. Vi aspetto domani sul suo canale per questa live dove potete farci domande e prendere molte più informazioni sul fatto di vivere in America, in California, in Texas dove vive lui, quindi potete sicuramente avere un quadro migliore per capire quello che significa magari trasferirsi in America o vivere in America, ok? Ragazzi, vi ringrazio come al solito, grazie di essere stati qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.